ritorna al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao, ciao, ciao. Rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano, ciao, ciao. E sulla spiaggia limpida non è cambiato niente, sto qui il sole è caldo, io ti cerco tra la gente, so che ci sei. Ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendomi. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore abbracciami. Ciao, ciao, sono tornata da te. Il mio cappello dov'è? Ciao. Hai un cappello? L'avevo, adesso non lo trovo più. Io non me lo ricordo questo cappello. Forse non te lo puoi ricordare. Noi è solo un mese che usciamo insieme. Non dire così, un mese che usciamo insieme, come se io non fossi tua moglie. Sei mia moglie da una settimana. In questa settimana e in tutto il mese passato non ho mai messo il cappello. Lo metto solo quando piove forte oppure quando vado ai funerali. Oggi piove e devo andare a un funerale. È un cappello marrone, moscio, un buon cappello. Forse l'avrei a casa di tua madre. Forse. Tu non è che l'hai visto per casa, in mezzo a tutta la mia roba, un cappello? No, però tutta la tua roba l'ho fatta mettere in naftalina. Può darsi che ci fosse anche questo cappello. Vai a un funerale, chi è morto? È morto uno. Da quanti giorni l'abbiamo, Vittoria? Da mercoledì, 3 giorni. E tu subito le hai fatto riporre in naftalina la nostra roba d'inverno? La tua. Io di roba d'inverno non ne ho. Ho una gonna, una maglia e l'impermeabile. Hai fatto mettere in naftalina tutta la mia roba da inverno? Subito? Subito. Geniale, genialissimo. Però ora facciamo saltare fuori il mio cappello. Devo andare a questo funerale con mia madre. Dimmi chi è morto. È morto uno che si chiamava Lamberto Genova. Lamberto Genova? Ma io lo conoscevo benissimo. È morto. Sì. Lamberto Genova, io lo conoscevo, ti dico, lo conoscevo benissimo. Una volta mi ha anche prestato dei soldi. Impossibile, era un uomo così avaro. Però mi ha prestato dei soldi. Era molto innamorato di me. Vittoria, guardi se riesci a trovare il mio cappello. Un cappello marrone moscio, tutto peloso. Allora sarà nell'armadio delle 4 stagioni. Cos'è l'armadio delle 4 stagioni? È l'armadio nel corridoio, è in 4 scomparti. Vittoria dice che si chiama così. Però ci vuole la scala, devo andarla a prendere in cantina. È in alto la roba d'inverno e io solo con la seggiola non ci arrivo. Possibile che sia così difficile riavere il proprio cappello? Lo sai quando l'ho visto l'ultima volta? Ma tu forse non l'hai mai visto. Ma non dicevo del cappello, Lamberto Genova. Lo sai quando è stato che l'ho visto Lamberto Genova per l'ultima volta? Quando? Pochi giorni fa, prima di incontrarti. Gennaio era. Io me ne andavo in giro nella pioggia e avevo una grandissima voglia di morire. Camminavo sul ponte e progettavo di buttarmi nel fiume. E pensavo che avrei lasciato l'impermeabile sul parapetto del ponte, con una lettera in tasca per la mia amica Elena, in modo che l'impermeabile lo dessero a lei. Difatti è un bel impermeabilino e mi dispiaceva che andasse perso. Ecco il suo cappello. Accidenti, come puzza di naftalina. Allora lo vedo, Lamberto Genova, venire avanti sul ponte, piccolo, piccolo, con quelle sue guancione gonfie, quel suo sorriso. No, il tuo Lamberto Genova non era quello che conoscevo io. Perché quello che conoscevi tu non era piccolo con 2 guancione? No. Il mio invece era piccolo, coi capelli tutti bianchi, 2 guancione. Allora sai, ti dicevo quella mattina, ho pensato appena l'ho visto, accidenti, gli devo dei soldi. E ho pensato, speriamo che mi inviti a pranzo. E poi ho ancora pensato, vabbè, per adesso non mi ammazzo più. Difatti mi ha portato a pranzo, sai dove? Dove? Alle grotte del Piccione. E intanto che mangiavo pensavo, questo qui è molto innamorato di me. E io magari me lo sposo, così lui mi paga tutti i miei debiti e sto tranquilla, al caldo, con questo vecchietto decoroso, buono, tranquillo. Sarà come un padre per me, così pensavo. Il mio Lamberto Genova aveva moglie e figli. Anche il mio aveva moglie e figli, ma forse era disposto a divorziare. In Italia non c'è il divorzio. All'estero era tanto innamorato di me. Diceva che non aveva mai provato un'attrazione così forte per una donna. E poi? E poi cosa?
Poi, dopo le grotte del piccione? Poi niente, poi mi ha accompagnato a casa con la sua macchina. Gli ho detto che se mi aiutava, a trovare un lavoro. Il mio Lamberto Genova era un medico, era molto occupato e non aveva il tempo da perdere con ragazze. Era una persona molto seria, un professionista molto stimato e insomma non era quello che dici tu. Adesso devo andarmene perché mia madre mi aspetta. Dobbiamo andare a questo funerale. Che allegria, andare a un funerale con tua madre. Perché di mia madre parli sempre con un tono sfottente? No, dicevo solo che allegria andare a un funerale in compagnia di quella allegrona di tua madre. Puoi lasciare in pace mia madre per piacere? Non vuoi sapere se poi sono andata per quel lavoro? Dimmelo, ma sbrigati perché sono in ritardo. Non ci sono andata perché poi ho incontrato te. Ma ero disposta a sposare chiunque, hai capito? Quando ti ho incontrato, anche Lamberto Genova con le sue guancione gonfie quegli occhi da gufo. Chiunque, ero disposta a tutto. Me l'hai detto? A tutto, volevo uscire da quella situazione, o bere o affogare. Capito? Così ti ho sposato anche per i soldi, hai capito? Sì. E tu mi hai sposato anche per pietà, è vero che mi hai sposato anche per pietà? Sì. Perciò il nostro matrimonio è cosa niente solida! Cosa faccio da pranzo? Melanzane alla parmigiana. Anche oggi? Sì, anche oggi, perché? Sono 3 giorni che sono qui e abbiamo sempre fatto melanzane alla parmigiana. Lei non si alza? Oh, per adesso no. L'avvocato ritorna tardi? Non lo so, è andato a un funerale. È morto qualcuno? È morto uno che si chiamava Lamberto Genova. Lo conoscevo anch'io, ma forse quello che conoscevo io non si chiamava Lamberto. Forse si chiamava D'Alberto. Ma non mi ricordo bene. Io non ho memoria per i nomi. Hai memoria tu? Ah, io sì. Io ho una memoria incredibile. Quando andavo a scuola imparavo tutto subito. I fiumi, le capitali, le guerre, tutto, tutto. La maestra diceva, sentiamo Vittoria, quella che sa così bene le capitali. Mi sarebbe piaciuto continuare a studiare, ma ho fatto fino alla 4ª elementare, poi ho dovuto andare a lavorare in campagna. Eravamo 9 fratelli. Invece a me non è mai piaciuto studiare. Mia madre voleva che diventassi maestra, ma io volevo fare o l'attrice o la ballerina. Così a 17 anni sono scappata di casa. È scappata? E non c'è tornata mai più? Ma sì, ci ritorno ogni tanto, ma di rado. No, non vado d'accordo con mia madre. Appena insieme cominciamo subito a litigare, l'ho delusa. Perché non sono diventata né maestra, né attrice, né ballerina. Però adesso che si è sposata, sarà contenta sua madre. Ma le ho scritto che mi sposavo. Mi ha risposto, sta attenta, perché girano tanti farabutti. È molto pessimista mia madre. Ma non è andata a fargli conoscere l'avvocato? No, ancora no. Le ho mandato dei soldi, sì, ma sai, ho una gran paura che non li spenda mia madre quei soldi che le ho mandato. Ho paura che li abbia messi ai buoni fruttiferi per me, per il giorno che io ne abbia bisogno. Ha sempre avuto la mania di mettere i soldi ai buoni fruttiferi appena riusciva a risparmiare qualcosa. Girano tanti farabutti, è vero. Ha ragione sua madre. Io sono stata fidanzata 3 volte e tutte e 3 le volte mi è andato male. Perché non erano persone per bene e mia madre non era del tutto contenta. Lo sapesse come l'ascolto io e mia madre. Io per mia madre potrei buttarmi nel fuoco. Dov'è casa tua? E casa mia è a Fara Sabina. Un giorno la porto con me. Le piace il maiale. Quest'anno abbiamo un maiale così bello che ce lo invidiano tutti. Ma adesso mi lasci fare i lavori. Mi tiene qui a discorrere, io poi mi trovo indietro. E dai, la casa è pulita, l'hai pulita ieri. Sai, io non avevo mai avuto una donna di servizio. Tu sei la prima che ho. Trovo che una donna di servizio in una casa è una grande comodità. Ah, ha scoperto l'America. Proprio una grandissima comodità. Non l'avevano una donna di servizio a casa di sua madre? Neanche per sogno. Io poi faccio bene tutti i lavori. Non so come faccio a fare tutto così bene. Nelle case dove sono stata, quando me ne sono andata via, mi hanno sempre pianta. Mia madre vive in Romagna, in un paese che si chiama Pieve di Montesecco. Io sono nata lì. È una casetta piccola, buia, umida, e mia madre l'ha riempita tutta di mobili che dentro non ci si muove.
Mia madre fa la pantalonaia. La pantalonaia? Sua madre? Eh sì. Ma allora lei è quasi come me di nascita, lei è povera. Sì, solo che noi non avevamo il maiale. Non avevamo nemmeno una gallina o un coniglio. Non avevamo niente, niente di niente. Facevamo una gran miseria e mia madre ogni tanto attraversava il paese e andava a chiedere un po' di soldi a mio padre, che aveva una drogheria. Mio padre stava con un'altra donna e aveva con questa donna un mucchio di bambini. Così di soldi ne aveva pochi anche lui. Litigavano lui e mia madre nella drogheria e c'erano là tutti quei bambini di mio padre spaventati e quell'altra donna con una gran tignazza di capelli neri crespi che agitava certe braccia lunghe, lunghe, lunghe. Mia madre se ne andava via tutta infuriata, piccola, piccola, storta, con l'ombrello infilato sotto il braccio, con la borsa piena di caffè e di zucchero, sì, perché pasta, zucchero e caffè mio papà gliene dava, sì, sì, ma lei voleva anche un po' di soldi. Tornava a casa ancora tutta arrabbiata, rossa, e si metteva a trafficare per casa, piccola, piccola, con una vestaglietta giapponese. Cucinava certe minestrine di semola di al latte, perché mio padre gliene dava sempre tanta di semola, sì. E poi certi intrugli, certi composti di prugne e di mele, e tutte le cose che aveva cucinato e che avanzavano, le metteva in tanti pentolini e tazzine sul davanzale della finestra. Capo del letto ha tutti i ritagli di giornale con le fotografie di Pierino Gamba, il fanciullo prodigio direttore d'orchestra. Io, a 17 anni, sono scappata. Mi ha dato i soldi mio padre. E allora? E allora sono scappata e sono venuta qui a Roma dalla mia amica Elena, che faceva la commessa in una cartoleria. Sono scappata perché volevo diventare un'attrice oppure una ballerina. E poi perché non volevo più vedere tutti quei pentolini e quei giornali. E mia madre, quando ha visto che ero scappata, è corsa da mio padre a dirgli che doveva corrermi dietro. E mio padre le ha detto che neanche se lo sognava e che io magari facevo fortuna, magari diventavo davvero un'attrice famosa e li mantenevo tutti, lui, mia madre, quell'altra donna e i loro bambini. E mia madre se n'è tornata a casa e deve essersi consolata a pensare che io diventavo forse come Pierino Gamba o come Greta Garbo. E intanto lei? E intanto io ero qui e ai primi tempi mi sentivo felice perché non stavo più a Pieve di Montesecco, ma stavo invece a Roma, nella stanza che Elena aveva a Campo dei Fiori. Non sapevo come fare a diventare un'attrice, ma pensavo che bastava che io camminassi per la strada, na, 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 perché qualcuno mi fermasse e dicesse: ma lei è proprio quella che io cerco per il mio film. Così in principio non facevo niente, gironzolavo per le strade e aspettavo e consumavo i soldi che mi aveva dato mio padre. Poi sono entrata anch'io nella cartoleria. Poi un giorno ho rovesciato un bottiglione di inchiostro sul vestito di una cliente. Mamma mia, come si è arrabbiata la padrona della cartoleria! Mi ha subito licenziato. Lo credo. Per un poco sono stata senza lavoro, poi mi ha presa una che aveva un negozio di dischi. Una che si chiamava Paoluccio. Era molto innamorato di me. E lei? Io no. Nel negozio dei dischi è successo che ho conosciuto una persona. Era uno che veniva sempre a sentire dei dischi. Aveva due baffi neri lunghi, una faccia pallida con degli occhi neri, tristi, tristi, non rideva mai. Mai? Mai. Aveva un golfone nero con dei bordi di camoscio neri, un golfone bellissimo. Io credo che per prima cosa mi sono innamorata di quel golfone. E poi? E poi mi sono innamorata di lui. Si chiamava Manolo. E la Elena mi diceva: no, no, non innamorarti di quello lì. È così nero, così nero. Sembra il Cavaliere Nero. E io dicevo: e chi è il Cavaliere Nero? E lei diceva: bah, non so. E allora questo Manolo stava sempre seduto in una poltrona nel negozio dei dischi e ascoltava la musica e fumava la pipa e girava intorno i suoi occhi neri così tristi, così tristi. E poi una volta mi ha portato a casa sua. Aveva un appartamento in via Giulia, stava solo con un gatto nero, bianco, un gatto bianco, grosso come una pecora, con una coda che non finiva mai. Mi ha fatto il tè. Poi è rimasto là col gatto in braccio a carezzarlo, a guardarmi con quel suo viso così triste.
Io ero seduta sul tappeto e lo amavo e mi struggevo dalla malinconia e lui mi ha detto che non poteva più amare perché pensava sempre a sua moglie che l'aveva lasciato. Sua moglie si chiamava Topazia. E perché l'aveva lasciato? Perché era una donna inquieta, complicata, che si stancava subito degli uomini e appena ne aveva uno ne voleva subito un altro. E mi ha detto che ogni tanto questa Topazia ricompariva lì da lui stanca, sciupata, disperata. Si faceva due uova al tegame, faceva il bagno e poi di nuovo spariva. Fuggiva in automobile. Aveva la mania degli automobili e correva in automobile come una pazza e lui aveva sempre paura che potesse ammazzarsi. Che strane persone. Invece lui gli automobili non li poteva soffrire. Era molto ricco, era ricchissimo perché i suoi avevano delle terre. Ma i soldi non gli piacevano, no, gli piaceva vivere da povero in quel piccolo appartamento che teneva in ordine da sé. Scriveva, era uno scrittore, aveva pubblicato due romanzi e un libro di versi. Il libro di versi era intitolato La salamandra inutile. I romanzi, uno si chiamava Primavera col marinaio, l'altro si chiamava Portami via Gesù. Portami via Gesù! Ho provato a leggerli, ma non ci capivo una parola. Li ho dati anche alla Elena e anche lei non ci capiva niente. E sempre mi diceva, no, quello lì non mi piace. La Elena ha un naso lungo e grande e quando c'è qualcosa che non le va questo naso diventa ancora più lungo e più grande e si accartoccia tutto. Una cosa strana, diceva no, non mi piace quello lì, non fa nemmeno l'amore, forse non è un uomo, ti sei messo in un brutto pasticcio, portami via Gesù. E lei? No, io niente, non facevamo niente, per un poco siamo andati avanti così, io andavo a trovare la sera, mi sedevo lì sul tappeto, lui accarezzava il gatto, ascoltava dischi e diceva com'era triste non potermi amare e io mi sentivo consumare dalla malinconia. E poi? E poi mi ha detto di andare a stare da lui e la Elena era disperata. Ma io non mi sognavo nemmeno di potergli dire di no. Così sono andata a stare da lui. E allora finalmente abbiamo fatto l'amore. E la mattina mi diceva di non alzarmi, che era inutile alzarsi. E così ho smesso di andare al negozio e ho perso il posto. E lui diceva che adesso la manda? Ma che? No, sempre diceva che non mi amava. Mi parlava sempre di sua moglie Topazia. Com'era intelligente, com'era bella e come aveva stile. Io invece non avevo nessuno stile e io mi sentivo infelice. Non ero mai stata infelice nella mia vita, era la prima volta. Stavo tutto il giorno a letto a carezzare il gatto e a pensare. Avevo imparato a pensare. Ero diventata un'altra persona. E intanto lui? E intanto lui stava davanti alla macchina da scrivere e batteva ogni tanto una parola. Poi metteva un disco. Certe musiche tristi. Il pranzo qualche volta lo facevamo venire dalla trattoria di sotto, ma qualche volta cucinava lui. Le pulizie di casa le faceva lui. Era bravo come una donna nelle pulizie di casa. Stirava, attaccava i bottoni, tutto. Qualche volta io pensavo, chissà se mi sposerà. Ma era un pensiero vago, confuso e non osavo parlarne. Per sposarmi avrebbe dovuto divorziare, all'estero. Bambini con Topazia non ne aveva. Ma figurati se era il caso di chiedergli se mi sposava. Non mi amava, ti dico, mi trovava senza stile. E io, dal dispiacere di essere senza stile, mi struggevo, mi consumavo come una candela. Ero diventata brutta, magra, pallida. E sognavo sempre pipistrelli e serpenti. E gli chiedevo al mattino, ma perché sogno sempre pipistrelli e serpenti? E lui? Lui niente, lui alzava le spalle, non gliene importava di me, non gli andava mai bene niente delle cose che dicevo. Trovava sempre che dicevo banalità. Ma perché rimaneva con lui se la trattava così? Perché non mi potevo staccare da lui, non mi potevo muovere, ero stregata. E poi non è che mi trattasse male, qualche volta era buono con me, solo avevo un'indifferenza. Erano più di 3 mesi che stavo con lui e mi sono accorta che aspettavo un bambino. Oh, e allora? E allora?
allora gliel'ho detto. E lui ha detto che mi sbagliavo, che non era possibile. L'ha detto così convinto che anch'io mi sono messa a pensare che era impossibile e che mi ero sbagliata. E una mattina mi sveglio e lui non c'è più. Lo cerco dappertutto e non c'è. E trovo sul tavolo di cucina una lettera. Diceva che se ne andava per un poco dei suoi, non lasciava indirizzo, no. Diceva di non aspettarlo perché non sapeva quando tornava. Diceva di restare pure ancora un poco nell'appartamento, sì, ma solo fino a settembre, perché dopo lui l'aveva dato in subaffitto a certi americani. E lei? Allora, con lei come ha fatto? Mi aveva messo un po' di soldi nel cassetto della credenza, 30.000 lire. Poco sì. Io ho cominciato a piangere e ho pianto non so quanto tempo. Avrò pianto per 2-3 giorni, senza mangiare e senza dormire. Ogni tanto andavo in bagno e mi lavavo la faccia con l'acqua fredda. Poi tornavo sul letto e mi rimettevo a piangere. Il bambino adesso ero sicura che l'avevo, perché ogni volta che accendevo una sigaretta mi prendeva una nausea. Non avevo nessuno con cui piangere, dovevo piangere sola. Così passavo le ore a carezzare la coda del gatto, piangendo. E lui miagolava. Era un gatto molto affettuoso. Sembrava che volesse consolarmi quando miagolava. E allora? E allora niente, a un bel momento ho smesso di piangere, sono uscita a comprare un po' da mangiare per il gatto e per me. Sono passati degli altri giorni e io camminavo molto, sì, giravo sotto il sole, nelle strade, perché speravo che se camminavo e mi stancavo, mi andava per aria il bambino. Ma i giorni passavano e il bambino l'avevo sempre. E un giorno rientravo con una sporta piena di pesche, perché non mi andava di mangiare niente, solo pesche, e vedo nel cortile una ragazza che lava un'automobile con una spugna. L'automobile era molto sporca e anche la ragazza era sporca, con dei calzoncini corti, bianchi, tutti sporchi, una maglietta sudata, e la ragazza mi guarda e io la guardo e niente, io salgo su in casa e dopo un poco sento girare la chiave e mi vedo davanti la ragazza sporca e le chiedo: scusi, ma chi è lei? E la ragazza dice: non c'è il signor Manolo Pier Federici? E io dico: no. Perché? Lei chi è? E la ragazza dice: io sono sua moglie. E io dico: Topazia! E rimango di sasso. Era Topazia? Sì. Se tu sapessi quanto ci avevo pensato a questa Topazia, quanto avevo cercato di immaginarmela. Ed era così, una ragazzotta sporca, gli occhi celesti, i capelli biondi, sparsi sul collo, una maglietta a righe molto sudata, mi ha detto: le dispiace se faccio il bagno? E allora? Allora io le ho detto: non vuole anche 2 uova al tegame? E lei si è messa a ridere e ha detto: ma perché no? Ma prima faccio il bagno. E ha fatto il bagno e dopo è venuta fuori con l'accappatoio di Manolo e si è seduta sul tappeto in salotto vicino a me. E allora le ho raccontato tutto. A un'altra, a quella Topazia che mi ero immaginata, così bella, sprezzante, superba, non avrei raccontato niente. Ma a questa qui, a questa ragazzotta, mi veniva di raccontare tutto, come faccio adesso con te. E le ho detto: ma lei perché l'ha piantato? E lei ha detto: io l'ho piantato, col cavolo che l'ho piantato. È lui che ha piantato me, hai capito? Parlava così, non aveva nessuno stile. Non aveva stile. Per niente. E mi ha detto: ma ha piantato poco dopo che eravamo sposati. Diceva che non mi poteva amare. Io in principio mi sono disperata, ma poi mi sono rassegnata e mi sono trovata un'occupazione. Faccio la fotografa. Giro in automobile e faccio delle fotografie per un settimanale. Qualche volta capito qui. Se c'è lui, chiacchieriamo perché siamo rimasti amici, È un uomo che non gli vanno bene le donne, così ha detto. E io mi sentivo sollevata, liberata, leggera, perché in tutti quei mesi mi era cresciuta dentro un'angoscia terribile. Avevo pensato che lui non mi amava perché ero stupida, banale, volgare e perché non avevo stile. Gliel'ho detto a Topazia e lei mi ha detto: anche a te ti diceva che non avevi stile? Me lo diceva sempre anche a me. Allora come ho riso, come abbiamo riso tutte e due. E poi ci siamo fatte le uova al tegame, abbiamo mangiato tutte le pesche e siamo andate a dormire. Ma al mattino quando mi sveglio mi metto a piangere e dico: no Topazia, no, io non mi sento di averlo questo bambino.
Non ho casa, non ho lavoro, non ho soldi, non ho niente. E lei ha detto, bene. E mi ha portato da un medico ungherese, un suo amico. E poi? Poi sono stata qualche giorno a letto e Topazia mi curava. E quando sono stata bene, andavo in giro con lei per la città e l'aspettavo nell'automobile quando aveva i suoi appuntamenti di lavoro. Era una molto attiva Topazia, faceva un mucchio di cose e nelle ore perse prendeva lezioni di russo, di solfeggio, di canottaggio. Non ti dico quante cose faceva. Andava anche a nuotare in piscina. Io quando andavo con lei in piscina mi bagnavo solo fino alla vita perché non so nuotare e ho paura. Poi l'aspettavo al sole su una sdraia. Con lei come mi divertivo, mi faceva stare così allegra. Non avevo mai avuto un'amica, a parte la Elena. I momenti che stavo solo sulla sdraia, in piscina, mentre Topazia nuotava, pensavo qualcosa. E intanto mi dicevo, questa cosa che adesso ho pensato bisogna che me la ricordi, perché tra poco viene Topazia e gliela racconto. Ed eccola venire avanti, Topazia, coi capelli tutti inzuppati, perché nuotava sempre senza cuffia, e il suo bikini celeste scolorito, le sue gambe grosse. A parte le gambe aveva un bel corpo, Però non aveva nessuno stile. Ma cosa vuol dire non avere stile? Vuol dire non avere stile. Essere alla buona, essere come viene viene. Insomma, io con Topazia stavo bene e mi divertivo come con nessun altro. Mi sembrava tutto facile con lei. Sdrammatizzava. Era una che sapeva sdrammatizzare. E poi, invece, è tornata la Elena. Lo sapevo che sarebbe andata a finire così. E come farai con un bambino? E io dicevo, ma se ho abortito? Lei diceva, sì, hai abortito, va bene, ma un'altra volta che ti succede, come farai? Come farai? Portami via Gesù. E io con la Elena non mi divertivo. E glielo dicevo, le dicevo, non mi diverto più con te, mi diverto solo con Topazia. E lei di Topazia era molto gelosa e diceva, sei diventata cattiva, sei anche diventata cattiva. Poi Topazia è partita. Doveva andare per il suo settimanale in America. Così io sono tornata a stare dalla Elena. E intanto a poco mi disinnamoravo di Manolo. Ma disinnamorarsi è bruttissimo, Tutti gli uomini ti sembrano scemi. Non sai dove si sono ficcati quelli che si possono amare. Poi un giorno ho incontrato un amico di Topazia, un fotografo, e mi ha portato a una festa in una casa in via Margutta, una casa piena di scale e scalette e coi soffitti a mansarda. C'era un mucchio di gente, tutti seduti su quelle scalette, e si mangiava il cotechino con le lenticchie, si beveva vino rosso e si ballava. E io ero un po' sperduta perché, salvo quel fotografo, non conoscevo nessuno. Però, dopo che ho bevuto un po' di vino, non mi sono più sentita sperduta e sono diventata allegra. E lì, a quella festa, ho incontrato Pietro. Era seduto sul primo scalino e chiacchierava con una ragazza, con dei calzoni arancione, che ho poi saputo essere sua cugina. E alla fine io ballavo sola con le scarpe in mano e mi girava la testa e sono caduta, sì, proprio vicino a quei calzoni arancione. E ho detto, si ricordi che farsi fare quei calzoni di quel colore è stata proprio una cattivissima idea, Lei non ha nessuno stile. E quella lì rideva. E io sono svenuta. È svenuta? Non svenuta, non proprio, insomma, non ho più capito niente. Era il vino, E mi sono ritrovata nella stanza dei padroni di casa, un pittore molto gentile, con sua moglie. E Pietro mi teneva la testa e mi faceva bere del caffè. Ho chiesto subito se avevo vomitato, mi sarebbe dispiaciuto avere vomitato davanti a quelle persone così gentili. Mi hanno detto, no. E poi Pietro mi ha riaccompagnato a casa. Lui è salito su con me. Dalla Elena? Sì, ma la Elena non c'era in quei giorni, perché era da una sua parente che aveva avuto un'operazione allo stomaco. Pietro è rimasto là, gli ho raccontato tutto, poi al mattino è andato a fare il bagno a casa di sua madre, perché da noi lo scaldabagno era guasto, e io pensavo, non tornerà più. Invece dopo qualche ora è tornato con una sacca del supermercato piena di roba da mangiare e abbiamo abitato insieme per 10 giorni. E in quei 10 giorni io ogni tanto gli chiedevo, trovi che ho stile? E lui diceva, no.
Anche lui mi trovava che non avevo stile. Però a me, con lui, non me ne importava. Non stavo mai zitta. E lui ogni tanto diceva, però non stai mai zitto un minuto, eh? Certo che lei fa proprio venire la testa come un paniere. E poi, quando stava per tornare la Elena, gli ho detto, peccato, adesso non potrai più stare qui. Torna quella noiosa della Elena, che del resto la casa è sua. E lui mi ha detto, sì, peccato. E io gli ho detto, sposami. Perché se non mi sposi tu, chi mi sposa? E lui ha detto, è vero, e m'ha sposata. Ma si può dire che lei ha avuto una fortuna incredibile. Dopo averne viste tante, ha avuto proprio una bella fortuna. Bah, ancora non lo so se è stata una fortuna. Non è stata fortuna? Sposarsi con un avvocato, bello, giovane, con tanti soldi. Lei povera? Lei non sapeva come fare a tirare avanti? Già, non sapevo. Ero piena di debiti, lavoro non ne avevo e poi io tutta questa grande voglia di lavorare non ce l'ho. Gli ho detto a Pietro, sì, ti sposo, però ho paura che non ti amo. Con te non è come con Manolo, ero come stregata. E lui ha detto, pazienza. E quando è tornata a casa la Elena, le ho detto, sai, ho trovato uno che mi sposa. E lei, uno che ti sposa. Oh, ricominciamo adesso con un altro pasticcio. Oh, povera me, portami via, Gesù. Non volevo crederlo che c'era uno che mi sposava. E quando è venuto Pietro, gli ha puntato addosso i suoi occhi piccoli, il suo naso, come se volesse pungerlo. Poi mi ha detto, beh, chissà, forse questo non è portami via, Gesù. Questo sembra una persona a posto. E io dicevo, però non mi sento stregata. E lei diceva, ma vai al diavolo. Aveva anche ragione. Dio, ma è tardi, devo mettermi a cucinare. Tra poco torna l'avvocato e il pranzo non è pronto. Vabbè, gli direi che è stata colpa mia che ti ho fatto chiacchierare un po'. Mi ha fatto chiacchierare? Se io non ho nemmeno aperto bocca. Parlava sempre lì. Quanto parla, ma parla sempre così. Sempre. Ma parlare tanto non le viene sette. Oh sì, portami un bicchiere di latte. Adesso vuole il latte, è mezzogiorno. Il latte mi piace tanto. Questo cos'è? Il mio pigiama. Com'è che ancora non ha rifatto la stanza, Vittoria? Come faceva a rifare la stanza? Non vedi che io sono a letto? E non pensi di doverti alzare? Ho chiacchierato un po' con Vittoria. Le ho raccontato la mia vita, stava a sentire, non perdeva una sillaba. Tu invece, quando parlo, non mi ascolti. Stamattina sei uscito mentre stavo parlando, eppure ti dicevo una cosa importante. Ah sì, e cosa mi dicevi? Ti dicevo che non vedo fra noi una ragione seria di vivere insieme. Mi dicevi questo? Sì. Non abbiamo nessuna ragione seria di vivere insieme, lo pensi? Lo penso. Trovo che sei una persona molto leggera. Sposandomi hai dato prova di una gran leggerezza. Io non sono niente leggero. Io sono uno che sa sempre quello che fa. Hai un'alta opinione di te stesso? Forse. Io invece non so mai quello che faccio. Prendo una cantonata dopo l'altra. Del resto, come fai a dire che tu sai sempre quello che fai? Fino adesso non hai fatto niente, niente di importante. Sposarti è stata la prima cosa importante della tua vita. Prima di incontrare te, sono stato sul punto di sposarmi almeno 18 volte. Mi sono sempre tirato indietro, però. Perché scoprivo in quelle donne qualcosa che mi dava i brividi. Scoprivo nel profondo del loro spirito un pungiglione. Erano delle vespe. Quando ho trovato te, che non sei una vespa, ti ho sposato. Nel tuo modo di dirmi che non sono una vespa c'è qualcosa di offensivo per me. Tu vuoi dire che io sono un animaletto domestico, innocuo, gentile, una farfalla? Ho detto che non sei una vespa. Non ho detto che sei una farfalla. Sei sempre pronta a fare di te stessa qualcosa di grazioso. Io non trovo graziose le farfalle, le trovo odiose. Quasi preferisco le vespe. Mi offende che tu pensi che non ho i pungiglioni. È vero, ma mi offende. Ti offende la verità? La verità non deve mai offendere. Se ti offendi alla verità, vuol dire che non sei ancora diventata adulta. Vuoi dire che non hai ancora imparato ad accettare te stessa. Ma adesso ti consiglio di alzarti, lavarti e venire a mangiare.
Sarà bella che cotta la minestra. Non c'è minestra e non so se mi laverò. Quando ho la malinconia non ho voglia di lavarmi. Mi hai fatto venire la malinconia. Ti ho fatto venire la malinconia io? Sei tornato così sentenzioso da quel funerale. Non sono sentenzioso. Sei sentenzioso, sicuro di te, sprezzante e molto antipatico. Parli di me che sembra che tu mi conosca come il fondo delle tue tasche. Infatti io ti conosco come il fondo delle mie tasche. Ma se non sappiamo nemmeno bene perché ci siamo sposati, non facciamo che domandarci perché dalla mattina alla sera. Tu? Io no. Io non mi domando niente. Tu sei una persona con la testa confusa. Io? Io no. Io vedo chiaro e lontano. Ma guarda che alta opinione che hai di te. Una sicurezza da sbalordire. Vedo chiaro e lontano. Io ti dico che siamo nelle nebbie fino ai capelli. Non vediamo un palmo dal nostro naso. Ti apro il bagno? Ti apro il bagno se ti devi lavare. Forse ti schiarisci le idee. Lavarsi fa bene. Disintossica e schiarisce le idee. Non sarai mica un igienista, tu dimmelo subito perché io gli igienisti li odio. Certo, sono un igienista, non lo sapevi? Non credo che mi laverò. Ho troppa malinconia. Hai deciso di fare il bagno? Non hai detto che devo fare il bagno? Non era mica un ordine, era un consiglio. Lo credo bene, ci mancherebbe ancora per tu mi decidi. Allora mi trovi antipatico. Ti conosco come il fondo delle mie tasche, vedo chiaro e lontano. E se non mi conoscessi un bel niente, se avessi preso una cantonata, e se a un bel momento scoprissi che io sono piena di veleno nascosto, allora che lo faresti? Ti piancherei, è logico. È logico, non è logico un corno. Adesso mi hai sposata e mi tieni come sono, anche se sono tutta diversa da quello che credevi. Devi tenermi lo stesso tutta la vita. Non te lo dicevo che il matrimonio è un'istituzione diabolica? Attenta, stai pestando il mio pigiama. Lo pesto perché voglio pestarlo, perché non ti posso soffrire. Non è ancora vestita. Io ho portato la minestra in tavola. La minestra? Ma non avevamo detto di non fare la minestra? Ho fatto un poco di minestra calda. L'ho fatta per me perché avevo freddo. E quando freddo un poco di minestra mi piace. Già che c'ero, l'ho fatta anche per loro. Ma adesso, se non la mangiano, si fredderà. Per me non importa, perché io mi sono già mangiata due buone scodelle, colme, e sto bene. Vieni a mangiare, il bagno lo farai dopo. Già, se faccio il bagno dopo mangiato muoio. Mi vuoi morta?